Una delle antiche massime legate alla descrizione degli omicidi recita che l'assassino torna sempre sulla scena del delitto. Nel 2015 anche le frasi storiche legate alla descrizione dei comportamenti dei criminali hanno subito un aggiornamento tecnologico, tanto che, in alcuni casi, le persone che commettono un reato si fanno delle fotografie commemorative dell'evento, una foto ricordo che li immortala nel momento seguente il comportamento criminale. Alcuni di questi, certamente pochissimi rispetto al numero complessivo, sono stati incastrati proprio da quell'atto commemorativo, da quell'istantanea scattata per ricordare a se stessi cosa si è stati capaci di fare. Questi selfie sono infatti risultati determinanti per formulare l'ipotesi dell'accusa da parte delle autorità, che hanno avuto la prova documentata del crimine commesso. Un paio di ragazze adolescenti non sarebbero mai state accusate di rapina se non si fossero fatte un selfie poco dopo aver compiuto il crimine. Le giovani, le cui identità non sono state comunicate, rapinarono un locale ristorante takeaway ad Halmstad, in Svezia, grazie alla minaccia di un grande coltello da cucina, riuscendo a rubare circa 300 euro. La polizia fu in grado di trovare l'appartamento dei nonni nel quale vennero trovati un coltello e un paio di passamontagna. Confiscando i cellulari delle ragazze, gli agenti trovarono il selfie delle due in una posa da criminali, che risultò decisiva per incolparle. Delle due ragazze venne incriminata però soltanto la più grande, di 17 anni, perché l'altra era troppo giovane. Nel settembre 2013 fu incriminato un corriere della droga con manie di grandezza. Cocky Peter Kavanagh, di 26 anni, era uno spacciatore che veniva ricompensato con 30.000 sterline mensili per spacciare eroina e cocaina. Assieme al capobanda Michael Adegog, portava la droga a West Country e poi tornava a Londra con i profitti. Il loro business criminale finì quando due delle loro spacciatrici furono colte in flagranza di reato a Weston-super-Mare, nel Somerset. La polizia legò i loro nomi con quelli di Adegog e Kavanagh, e il selfie scattato con la mazzetta di denaro in mano risultò determinante per formalizzare l'accusa di spaccio di stupefacenti. Daniela Poggiari era un'infermiera dell'ospedale Umberto I di Lugo, accusata di innumerevoli morti sospette, 28, avvenute in circostanze misteriose fra le mura dell'ospedale romagnolo. Le accuse, tutt'altro che prive di fondamento e ben circostanziate da testimonianze di colleghi e dottori, hanno avuto un deciso aiuto nella loro formulazione da questa fotografia, scattata da una collega della Poggiari, inviata all'infermiera via WhatsApp. Anche se non si tratta propriamente di un selfie, è certamente un'immagine inquietante perché la Poggiari schermisce il cadavere di una paziente recentemente deceduta, che l'accusa sostiene essere stata ammazzata dall'infermiera con due fiale di potassio. Grazie alla foto, le autorità hanno licenziato sia la Poggiari sia la collega autrice dello scatto. Le autorità dell'ufficio dello sceriffo della contea di Palm Beach, in Florida, avevano ricevuto una denuncia per un furto di iPad, uno dei casi classici in cui risalire al colpevole è pressoché impossibile, ma la presunta ladra ha realizzato una fotografia di se stessa mentre fa una linguaccia che le è stata fatale per il riconoscimento. L'immagine è infatti finita sull'iCloud della vittima, evidentemente non disabilitato dalla criminale, e le ricerche alla ladra sono state arricchite di una serie di suoi ritratti identificanti. Un ladro vanitoso si è praticamente messo dietro le sbarre da solo, dopo aver rubato il Samsung Galaxy alla vittima, Albert Wilson, un giovane 19enne del Bronx, a New York, si è scattato una fotografia con la fotocamera anteriore dello smartphone. Wilson e i suoi amici avevano accerchiato la vittima 16enne e l'avevano derubato. Poco dopo il gesto, il ladro ha scattato una fotografia con lo stesso cellulare, che era però impostato per mandare un'email di ogni fotografia scattata al legittimo proprietario. L'adolescente derubato dello smartphone si è recato dalla polizia non soltanto con una descrizione generica, ma con l'immagine del ladro. Gli ufficiali arrestarono Wilson con l'accusa di rapina, detenzione di beni rubati e possesso di droghe. Aaron Hernandez era un astro nascente del football americano, giocatore degli New England Patriots. Nonostante un futuro roseo, Hernandez si macchiò di triplice omicidio e pose fine, a soli 24 anni, ad una carriera che sarebbe stata sicuramente dorata. Il 15 aprile 2015 è stato condannato all'ergastolo per l'omicidio di Odin Lloyd, un amico 27enne anche di giocatori di football, che Hernandez conosceva a causa di una relazione con la sorella di quest'ultimo. I
due furono visti insieme in un locale notturno e poi il corpo di Lloyd fu trovato, crivellato di colpi, in una zona industriale a circa un miglio dalla lussuosa villa di Hernandez. Il giocatore, cresciuto per le strade di Gainesville, in Florida, fu poi accusato di altri due omicidi, quelli di Daniel De Abreu e Saffiro Furtado, compiuti nella città di Boston, la stessa città che lo idolatrava come nastro nascente della NFL. Il selfie fatto con l'arma in mano fu ritrovato all'interno di un cellulare distrutto dal giocatore, che si trovava in pezzi nella sua abitazione perquisita minuziosamente dagli investigatori. Anche questo video finisce qui. Ricordatevi che giocare con il proprio smartphone ormai è diventato molto pericoloso, soprattutto se si commettono cose stupide come questi crimini. Real Horror vi dà appuntamento al prossimo video. Mi raccomando, cercate di non farli arrestare nell'attesa.